Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui è Giù che vi parla. Oggi siamo in un piccolo vlog per Capodanno. Oggi è l'1, quindi voglio fare un augurio speciale a tutti voi, visto che è Capodanno. In questo vlog volevo appunto farvi vedere i miei regali di Natale. Sarà un vlog molto corto perché non starò tanto a commentare, però secondo me poteva essere un'idea carina, quindi ve li faccio vedere. Partiamo dai regali dei genitori. Il primo è questo, che è una stupenda collanina della Triforza di The Legend of Zelda, che è argentata, anche se doveva essere dorata, ma anche argentata fa il suo effetto. Come seconda cosa ho ricevuto questo mousepad. È molto molto flessibile ed è molto anche molto comodo. Mi sta piacendo molto, lo sto trovando molto comodo. Adesso credo l'abbiano preso su Amazon, non ne ho idea, quindi non vi sto neanche a linkare il link in descrizione perché non so dove li hanno presi, però credo li abbiano presi su Amazon. Molto carino e molto apprezzato. Terzo regalo, sempre in tema, la tazza. Che veramente è opaca, è veramente molto bella. Davanti c'è il simbolo, appunto, e dietro invece ha la scritta The Legend of Zelda, che è veramente bella. Mi sa che d'ora in poi inizierò a bere molto più spesso il tè o il ciobar, visto che siamo in inverno. Altra cosa che mi hanno regalato sempre i miei, adesso ve ne faccio vedere solo una perché le altre le ho indosso, sono queste calze della marca Ciocca, che sono di un morbido, cioè io veramente le adoro, potete vederle anche da qua, che è tutta lana, tipo starei i giorni a fare così, perché io sono una persona molto freddolosa e quindi quando esce fuori ha bisogno non di queste così lunghe, però di quelle più corte che appunto ho adesso ai piedi. Ultimo regalo dei miei, visto che quest'anno non sono andata a Lucca Comics, mi hanno voluto regalare la maglietta del Lucca Comics di quest'anno, del 2017, molto molto bella. Non l'ho ancora provata, ma direi che mi sta bene, mi starà un po' larga, ma meglio larga che stretta. E l'ho apprezzato molto perché ogni anno io andavo a Lucca Comics e costantemente prendevo la maglietta dell'anno, solo che rip, quest'anno non ci sono andata e quindi me l'hanno regalata loro. Passiamo ai regali degli amici. Primo regalo che ho sotto mano è questo bellissimo berretto, che veramente è tanto veramente carino, con scritto miau sopra. Me l'ha regalato una mia amica e la saluto, ciao Giovanna. Non so come farò a metterlo con questi capelli, però insomma ci provo. Ecco, mi sono appena messo al cappello e già i miei capelli si sono tipo elettrizzati. Oh madonna. Altro regalo che mi ha fatto invece un'altra amica questa volta sono non delle cose, sempre delle cose da indossare, ma non alla testa, bensì al polso, che poi in realtà anche alla testa, perché possono essere usati anche come codini, li ha presi dalla Stella Z, e possono essere sia usati come laccetti per i codini, sia come braccialetti. Molto natalizi, mi sono molto piaciuti, quindi grazie Maria Chiara. Altro regalo, questa volta della mia vecchia vicina di casa, che saluto tantissimo, non so se vedi i miei video, però l'adoro, è come una seconda nonna. E quindi ciao Anita, grazie mille per questi... Oddio, ho spostato il microfono. Grazie mille per questo, che è veramente di un profumato. Non pensavo fosse così buono. Mango Tropic si chiama, e l'ha preso da Sephora. E insieme a questo ha preso anche 3 kit da viaggio, appunto, sempre bagnoschiuma, shampoo e balsamo, cose così, che io ho perso sempre a Londra, perché a Londra, non so se vi ricordate, mi hanno dovuto togliere alcuni liquidi perché se no non riuscivo a portare le palline, presenti souvenir, le palline di Natale, quelle lì, quelle grandi con dentro magari un monumento, ecco, non riuscivo a portare quelle, allora ho lasciato all'aeroporto le boccettine appunto di bagnoschiuma, che tanto quelle le posso ricomprare, e Rip me le ha comprate lei, quindi sono molto contenta, ho risparmiato dei soldi. Altro regalo che mi hanno fatto questa volta i nonni di Leopica, mi hanno regalato questo bellissimo cuffetto della Pupa, che appunto è un piccolo scrigno che contiene dei trucchi, vedi, qua ci sono tutti gli ombretti, i lucida labbra. Da questa parte invece, se lo apri così, ci sono gli ombretti, e invece qua dentro non so cosa sia, però comunque c'è qualcos'altro. Adesso, giusto per farvi vedere, ecco, voi siete là sopra, là c'è la webcam. Comunque, vabbè, niente, è stato molto apprezzato, mi è molto piaciuto, anche perché è molto compatto, molto carino, lo posso mettere in borsa, quindi grazie, Ivana e Otello. Poi, degli amici di Leonardo, che adesso automaticamente sono diventati anche miei amici, mi hanno regalato, adesso vi farò vedere soltanto la busta perché li ho già usati, mi hanno regalato una confezione di LED vuota, no vabbè, ma loro hanno regalato questa confezione di LED RGB multicolor, che sarebbero appunto questi qua, che ovviamente ho già usato, quindi sono già fuori dalla confezione. Li ho usati, vi dirò, per un altro regalo che vi dirò alla fine, perché è quello più grande, diciamo. E niente, sono molto utili anche perché, cioè adesso devo vedere, però penserò anche di usarli tipo intorno alla scrivania o cose del genere, perché fanno un bel effetto tipo anche di sera o di notte quando magari
non voglio stare al buio e quindi uso i LED per farmi luce. Quindi grazie Manuel e botta. Poi, i genitori di Leo Picca mi hanno regalato questo bellissimo zainetto che è veramente molto grande rispetto a quelli che portavo di solito. E anche questo piccolo portachiavi, tipo da borsa, molto carino. Credo sempre da Stella Z questo qui. Però questa non credo, però non ne ho idea dove l'abbia presa. Se la volete comprare anche voi, non ne ho idea perché appunto è un regalo. Molto carina, adesso è già piena, quindi pesa 3 quintali perché io uso mettere 3.000 cose nelle borse. Comunque, molto carina, rosa pastello, ci sta tantissimo, è molto comoda. Quindi grazie Sandra e Paolo. Infine, l'ultimo regalo, che l'ho lasciato apposta per ultimo, diciamo che è un cambiamento molto molto grande del mio computer, perché appunto Leo Picca mi ha voluto regalare un nuovo case. La foto del nuovo case è appunto, come ho già detto nel video scorso, su Instagram, se lo volete vedere. È della Corsair, l'unico problema è che adesso non ve la posso far vedere perché è già montato, quindi magari posso provare a spostare la webcam, però adesso a rimetterla a posto ci vorranno gli anni, quindi rip, adesso vediamo se riesco a inquadrarvi in qualche modo il PC senza staccare nulla. Questa non avete idea, oddio, cade tutto, è una delle operazioni più difficili che io abbia mai fatto. Allora, il case come potete vedere è quello, scusate se c'è il portacuffie qua ma è un po' in mezzo, lasciate perdere tutti quei cavi che devo ancora mettere a posto. Il case è questo, è veramente molto grande rispetto a quello che avevo prima, qua vabbè c'è il telecomandino dei LED che può andare anche qui paese. Ovviamente dentro ci sono montati ai lati i LED che vi ho fatto vedere prima e in più mi ha anche regalato delle ventole che lui non utilizzava più, che adesso non so dove sono. Una è qua dietro che non si vede e le altre le devo ancora montare perché la mia scheda madre non ha abbastanza pin per collegare le ventole. La cosa appunto che mi piace molto è che qua davanti ha questo vetro, possiamo dire non temperato però, che fa vedere il tutto il dentro, poi fa vedere che è colorato, insomma mi piace molto come idea. Davanti, vi faccio vedere il davanti. Allora, il davanti di questo case è molto bello, perché essendo che qua è bucato, come potete vedere, riesco a vedere anche il colore del LED. Questa cosa mi fa impazzire. Quindi volevo ringraziare in modo particolare a Leo Picca che mi ha fatto il regalo, e anche Manuel e Botta, gli stessi dei LED di prima, che mi hanno aiutato a spostare le parti del vecchio computer sul nuovo e anche a pulirle, perché era, insomma, da un bel po' che non pulivo il mio PC. Bene, a questo punto, visto che è Capodanno, volevo riproporre la solita cinesata che faccio ogni anno, se riesco ad aprirla, magari quest'anno è anche un piacere. È appunto lo sparacoriandoli. Questa volta, come potete vedere, l'ho preso un po' più piccolino perché la volta scorsa ho fatto un casino tale che ci ho messo gli anni a pulire. Quindi mi munisco di cappellino perché appunto non voglio risporcarmi i capelli l'ennesima volta, visto che mi sono fatta la doccia prima. 3, 2, 1. Auguri, è andato tutto di là, porca vacca. Comunque, niente, vediamo se c'è altro. Sì, poca roba. Comunque, è stato molto meno peggio di quello dell'anno scorso. È andato tutto di là, quindi rip. Ci sarà molto meno da pulire. Aspetta, facciamo vedere. Cosa è caduto per terra? Ecco, i coriandoli erano questi. Meno male che erano le stelle filanti, perché se erano i coriandoli della volta scorsa, veramente ci mettevo gli anni a pulire. Cioè, ci mettevo tutto il 2018 a pulire casa. Quindi niente, ragazzi, spero che questo piccolo vlog vi sia piaciuto. Vi ho dato anche qualche spunto per l'anno prossimo, magari per qualche regalo di Natale o anche semplicemente per un pensiero durante l'anno. Mettete un bel like se vi è piaciuto il vlog, lasciate dei commenti qui sotto, mettete mi piace alla pagina di Facebook che troverete nella descrizione, iscrivetevi se non l'avete già fatto e ci vediamo in un prossimo video. E ancora tanti auguri, ciao!